dedichiamo questo tempo sospeso ad Antonio Nogara, un imprenditore napoletano che si è tolto la vita per la paura di non poter portare avanti la propria azienda di arredamenti. La chiusura forzata dell'attività aveva accentuato la sua depressione. Antonio era preoccupato anche per il destino dei propri dipendenti, temeva di non farcela a ricominciare. Si era comandato di pagare i fornitori, di assolvere a tutti gli impegni aziendali. Anche Antonio è una vittima della pandemia, una vittima lungo una invisibile prima linea che non si esaurisce con gli ospedali, ma passa anche dalle aziende, dagli esercizi commerciali. L'angoscia di non poter riprendere una normale attività come quella di prima e di sostenerne i costi si legge sui volti di molti imprenditori, commercianti, titolari di tante attività, soprattutto legate al turismo, ma dei lavoratori in generale. Ma sono innumerevoli le straordinari tanti esempi di flessibilità, creatività. Nell'emergenza noi italiani troviamo risorse sconosciute. Reagiamo moltiplicando la capacità e la voglia del lavoro, come fecero peraltro i nostri nonni, i nostri padri, dopo le guerre e le tante epidemie del passato. Il modo migliore per ricordare Antonio è dunque farcela anche per lui, mettendocela tutta e preoccupandoci, come faceva lui, dei nostri collaboratori, di chi lavora con noi. La lezione della pandemia è che si esce tutti insieme, come una grande comunità.